Il Presidente mi chiedeva come mai quando tira con l'arco la sua mano sta battendo. Allora, in effetti è vero. Se noi tiriamo in un certo modo, la mano sta aperta, è impossibile. Ad esempio, se noi tiriamo in questo modo qua, non riusciamo a stare fermi. Allora cerchiamo di mettere la mano il più dentro possibile e non stiamo mai fermi. Come facciamo a stare fermi? Molto semplice, bisogna allinearsi, bisogna che spinta e trazione siano allineate. Se spinta e trazione sono allineate, stiamo fermi. Come facciamo a stare spinta e trazione? Spostiamo questa spalla verso l'interno, come fa prima? Verso l'interno, andiamo in ancoraggio, sentiamo l'andamento e rilasciamo il freccio. Quindi è solo una questione di tecnica. È una questione di mettere spinta e trazione su un piano. Se noi mettiamo due cose sullo stesso piano, si bloccano, non si muovono mai più. Quando qualcuno mi dice, "Acca miseria, la mano mi scivola", cosa devo fare che la mano mi scivola? Mettono il nastro del tennis, mettono, io ho visto addirittura mettere quelle cose abrasive che si mettono sui pavimenti, sui gradini, in modo tale che toc, non si deve muovere. Io cosa dico io? Di mettere dell'olio, di mettere del bordato, di farla scivolare ancora di più. Perché? Perché in quel modo riusciamo a capire qual è il punto giusto. Perché ragazzi, ci sarà un punto giusto nella quale la grip non si muove, che è quella dell'allineamento. Se la mano è allineata, se è così, scivola. Se è così, non scivola. È bloccata, ferma, non si muove. Certo, fa male. Fa più male la spalla. È caldo, assolutamente sì. Quando andiamo a sciare ci accorgiamo che abbiamo delle scarpe lunghe quasi 2 metri. E quindi tutto il nostro, la nostra strategia è diversa. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco. Perché bisogna riscaldarsi ben bene prima e bisogna defaticare i muscoli ben bene dopo con stretching e elastici? Perché provochiamo delle tensioni che non facciamo durante l'arco della nostra vita quotidiana. Facciamo dello sport. E quando uno fa dello sport fa delle cose che normalmente non fa. Tanto più con un arco di 15 kg, 18 kg di potenza isometrica, che è tantissimo, vi assicuro. Perché se voi provate a tirare su un manubrio di 5 kg, e dopo la terza dite ma momento, e figuriamoci un po' che quando siamo in ancoraggio abbiamo 18 kg tranquillamente e dobbiamo pure stare fermi, pensare a tutte quelle cose che vi ho detto e fare attenzione a mille altre cose. È difficile, quindi oltre, e ne abbiamo parlato nei filmati dell'allenamento, dobbiamo allenarci anche alla forza, non solo la destrezza, quindi allenarci in modo opportuno, quindi dobbiamo aumentare soprattutto la nostra muscolatura dorsale, deltoide, dopo l'unghia del bicipite, insomma, la forza del bicipite. Assolutamente il riscaldamento è indispensabile. Qualche domanda? Come fare a farci? No, qualche domanda di difficoltà da mettere di messa in pratica di quello che ho detto, difficile, non lo so, difficile.
mettere in pratica tutto, tutto ciò. Quando questo è sempre un campanello d'allarme, va sempre comunicato al proprio istruttore, specialmente se sei nuovo. È sempre dovuto a una cattiva postura. Quando ci sono dolori lombari, è sempre dovuto a una cattiva postura. Io vedo tantissimi che vanno, che inalzano la schiena in questo modo qua, per poter fare più forza. Invece bisogna fare proprio il contrario, utilizzare gli addominali, spostarsi leggermente in avanti. Questa è una postura corretta. Gambe rigide ma non bloccate, ginocchia ben piantate, piedi ben piantati, un pochettino sul davanti. Anche questo è un posizionamento, è un fondamentale e va seguito molto bene e va controllato, o fatto controllare. Io vedo molto spesso posture che possono solo portare a infortuni o a un cattivo utilizzo della tecnica. Quindi quando io sono in questa posizione, allineamento, ancoraggio, si lascia. E io non mi sono mosso. Se voi notate, quando io vado in ancoraggio, cioè non faccio così, cioè non sposto il peso in avanti, in indietro, eccetera, un po' all'ora. Lo provo già prima, quindi io sono già in posizione, mantengo la posizione, quando io alzo l'arco in questo modo qua, ho sempre il baricentro al centro del corpo, ho sempre il baricentro, vado all'allineamento, ho sempre il baricentro, ma inconsciamente, non questa ricerca, ce l'ho sempre, non mi muovo un momento. Vado in ancoraggio, non ho mosso minimamente la mia linea verticale nonostante che sono andato in ancoraggio. Questo perché in modo continuo ho sempre tenuto sotto controllo la mia postura, sempre. Quindi con la cervicale è uguale, proprio riesce a fare il turno. La cervicale è uguale. Utilizziamo, ecco, la cervicale uguale quando abbiamo utilizzato un sistema di alzare le spalle. Alle volte cosa può capitare? Questo. Ho alzato sull'arco ma anche le spalle. E allora, quando tirando, la mia cervicale se ne va. Quindi dobbiamo fare attenzione che gli istruttori, ai propri allievi, che si parta a spalle basse. Quindi non in questo modo qua, ma a spalle basse, ancoraggio. Si fa molta fatica, si fa molta, ma molta fatica. Poi c'è chi gli riesce prima, chi gli riesce meglio, chi gli riesce con più facilità, bene. Però chi non gli riesce purtroppo va corretto. E si deve autocorreggere, assolutamente. E questo è un errore, questo è un errore. Questo aprire solo le dita è un errore, conosco una che lo fa.